spiegare un po' che cosa riguarda questa mostra? Innanzitutto chi l'ha organizzata? Allora, io sono la rappresentante di questo gruppo e è nata così, con una cosa molto spontanea. L'idea è nata 2 anni fa. Abbiamo fatto una piccola mostra presso la nostra canonica qui a Paternò nel nostro paese e lo scopo di questo gruppo è nato per realizzare questi lavori e per comprare poi alla fine, non a scopo di lucro, cosine per la chiesa, per la nostra parrocchia. E qualche cosa anche per fare della beneficenza e tutto il resto. Siamo un gruppo, tutte queste signore fanno parte del gruppo, sono delle volontarie, veramente con tanto amore fanno questi lavori e penso che noi siamo soddisfatti anche perché è un momento per stare insieme, di aggregazione. Sì, per socializzare, per, insomma è un modo per passare quelle 2 ore insieme. E niente, siamo contente, ci troviamo bene e pensiamo di andare avanti poi. Allora, questo video sarà trasmesso su YouTube, voi mi autorizzate? Sì, sì, certo. A posto. Ma pure per qualità. Io aspetto sempre le fotografie. Ma no, ma mai capito qua. Miria! Allora, vedo, vuoi dire qualche cosa di questo gruppo? Prego. Allora, incominciamo da Maria di parlare qualche cosa, se no rompi il ghiaccio. Cioè, che cosa avete preparato? Quanto tempo ci avete messo? Le piccole agenti, giusto per stare insieme, per creare qualcosa di diverso con questi ragazzi. Quando ci abbiamo messo? 2 o 3 mesi? Sì, più o meno. Ma questa è la prima volta? No, la seconda. Ci sono altre volte. Ma pure l'anno scorso l'avete fatto? Sì, sì. Però il tutto era in canonica. Ho capito. Ma siete andati pure fuori Paternò? No. Ah, ma questi sono attrezzi soltanto perché si mostrano o si acquistano? Si possono anche acquistare? Si acquistano per l'autogestione. Ho capito. Quante persone siete in questo gruppo? Una decina. Questo gruppo serve la domenica d'inverno a far venire i bambini, a far passare 2 o 3 ore diversamente, ho capito, a tenerli davanti alla televisione, okay, e non lavare. Buonasera, vedo oltre al proiettore, qua vedo dei CD, ma chi l'ha fatto questo CD? Questo è un CD che ha fatto Mario Grosso, che facendo parte... Il nostro cantautore. Sì, facendo parte della Caritas, li diamo senza scopo di lucro con un'offerta e quel ricavato va in beneficenza, Ah, ho capito, è una grande idea. Di questo è anche nel DVD della festa dell'anziana la stessissima cosa, chi lo vuole dà un'offerta e poi alla fine aiutiamo qualcuno che... va bene, grazie, è una troppo vasce, è una troppo out, è una tetena panza, è una secancia avanza, chi ti vuoi pigliare, se tu sei indecisa, a fine te sposa, non più sotto una pisa, e chi era rimasto, tiene care care, casa per cucinare i pepe, cucina popolare, figlio troppo pensiere, tenghie una capa, se non assaggi niente non sai come sape, ti prova con Pascal, oppure con Cicilla, basta che comienza con un vaso per zecchilla. Stai sempre in mezzo a lì, aspetto fidanzato, però ti piace nato, te ne sei innamorato. E mo che ci vuoi fa, non ti piglia pena, ancora non si accatta, quando se vuole bene. E guardate attorno, c'è già che attinge bene, se tu mi dici si rompo tutto di catena. Mi mette fa capace, se non ho più pace,
Da un conto da notte che comire che ti piace, ora ne capite, l'amore è tarantella, se non te tu decide quanto viene una zitella. Voglio la nuvase, nuvase a pezzichinde, e da chi ti piglia, si bello ogni strada.